tutti ragazzi, io sono Chloe ed oggi siamo tornati su The Cave. Nell'ultimo episodio avevamo visto la storia dell'esploratrice che appunto ha ucciso, perché è così che è successo, ha ucciso appunto uno dei suoi compagni spingendolo appunto sugli spuntoni mentre spingeva il sarcofago. Bene. Comunque, oggi siamo qui per parlare appunto dei gemelli. Quindi, ok, qui ci stanno le tre leve, quindi forza. Poi si può andare anche sotto. Io andrei un attimino sotto a vedere prima di portare l'ultimo personaggio. Perché ho paura che dopo non riusciamo più a tornare su. No, ok. Aspetta. Ah, ok. Mucchio d'ossa, ok. Però aspetta. No, andiamo prima su. Vai su. Don't want to know the building permit hell I went through to build that thing down here. It does have walk-in closets. It's those small touches that make the difference when it comes time to put it on the market. A beautiful house in the cultural heart of Victorian London. Two loving and caring parents. What could children want more? Apparently, what they desire most is freedom. Freedom from bedtimes and chores. Freedom to run wild with no one to hold them back. We're about to see what happens when two adorable children snap. Scatola di fusibili, ok. Ciak la pianta. Va bene, quindi loro dormono nei letti a castello. Ok, possiamo andare ancora su. Porta dello studio, lì c'è una chiave, forse la chiave della porta del... Riusciamo a salire per il momento, va bene. Proviamo a scendere giù. Sono già persa. Allora, qua. Ah, ok. Porta del salotto, mi sa che ci servono un paio di chiavi qui. Ok. Qua c'è un ombrello, qua c'è. Terribly sorry, loves. I can't let you go out and play with your friends until you've had your supper. Your mom's making your favorite. Sausage and tater soup. Noi prendiamo l'ombrello intanto, non so cosa ci possa servire papà, ma ci prendiamo l'ombrello. Scarafaggi anche qui, wow. Quiet down! You don't want to disturb the dear twins. Sounds like the nice little doggy of yours is famished. Would you two be dears and go fetch him his dog food? Va bene. Quindi lei sta preparando la zuppa. Andiamo un attimo a vedere qua su cosa c'è. Allora. Qui c'è un bagno. Questo che ci mette il lavandino è una vasca. Ok. Da pranzo, qui nulla, si scende.
ma è chiusa la porta, come facciamo ad andare a... Vabbè, allora un attimo solo, che volevo andare giù a vedere qua lei c'ha l'osso. Ok, possiamo scendere ancora, sì. Ok. Ah, ok, benissimo. Riproviamoci. Giustamente abbiamo visto che hanno fatto cadere il padre. Adesso ci riprovano con la madre. Guardate la faccia del gatto. Va bene. Ok. Sono veramente dei birichini, eh. Allora, faccio... allora. Vieni giù tu con sto femore. Vediamo se magari riusciamo ad attirare il cane. Non lo so fare cosa, ma attiriamolo. Allora, vediamo un poco. Ehi. Solamente abbaiare. Qui ci stanno solamente le ossa, quindi non possiamo fare nulla. Niente, qui si sale e basta. Quindi non... Aspetta. No, di qua siamo arrivati. Sì. E niente, dobbiamo... Non possiamo fare niente. Quindi... Allora, questo ombrello servirà a qualcosa. Aspetta, tutto sto casino. Sta a vedere che possono appendersi con quel caspita di coso. Dai. Dove l'abbiamo lasciato l'ombrello? Giù. Va. Con questo di sicuro riescono ad appendersi. Non ci sono arrivata prima. Vabbè. Ok, allora andiamo ad arrampicarci su. Quindi così. No, di qua. Tutta questa grotta è veramente... Questa caverna è un labirinto. La prossima volta più cattivi. Bebè. Non basta questo? Allora, lì c'è un asse. Ok. È bellissimo il tempo fuori, eh. Bene. Ok. Oh, bene, c'è anche la scatola di fucili. Ok, qui dovrebbe esserci, non so, dei bicchieri, sembrerebbe che sia scritto. Oddio, non so di che ne fanno. Ouch! There goes the fine china. Ooh, there goes the broken china. Scatola, andiamo giù a mettere questo. No, ok, come non detto, ce la posso fare, ce la posso fare. Allora, va bene così dove l'avevamo messo. Allora, no, lassù. Ok. Porta. Do fetch him his dog food. If those twins don't feed that dog so it'll shut up, I'm going to... Well, I guess I'll just keep complaining about it some more. As much as I'd like to help out, much like yourself, I'm more an observer of tonight's events.
I might be going out on a limb here, but I don't think those kids are as sweet and innocent as their pasty white skin and vapid, soulless eyes devoid of life would suggest. Direi di no. Allora, lasciamo questo. Allora, io direi che potremo buttare giù questo. Quali si può passare? Vediamo, non c'ho ancora. Non so cosa possa servire, ma vabbè. Ce lo portiamo. Kids building a fort. Oh, that's so cute. Ah, sì, ho fatto un fortino. Con le porcellane della mamma, guarda. What was that crash I heard upstairs? Niente, non ti preoccupare. Non te ne deve preoccupare, che rumore era quello. Stai tranquilla, era solamente la pianta, come si chiamava? Chuck? Era Chuck la pianta. Ma no, aspetta. Non c'era anche Chuck la fiamma? O qua c'era Chuck la pianta? Aspetta, eh. Come si chiama? Sì, Chuck la pianta. Come Chuck la fiamma. Presente? Sì, secondo me lo proprio qui. Così riusciamo a evadere. Vole. Vedi? Mamma, se non trovi più le lenzuola, non ti preoccupare. Vabbè. The smell of rotting sewage floating in the Thames. Thick industrial smoke choking the air, and horse manure piled high on every street corner. Ah, it must be springtime in London. Aspetta, ho capito. Qui dobbiamo di sicuro fare una bella cosa, perché qui c'è il fuoco, quindi se noi ci buttiamo, no? Se noi ci buttiamo lì, ovviamente abbiamo il bisogno di spegnere il fuoco. Cosa c'è di meglio di questo vasino da notte riempiendolo d'acqua e buttarlo giù dal camino? Andiamolo a riempire qui in bagno. C'è il lavandino, quindi secondo me. Ok, ok. Sì, esattamente. Bene. Allora, vai. E buttiamo giù appunto tutto questo, questa acqua. Adesso piano piano vedete le cose coincidono, finalmente abbiamo capito come fare. Allora, per ora, perché mai dire mai. Complimenti per arrampicarti con una mano sola tenendo pure tua sorella che ha appena potere. Benissimo. Allora, andiamo a buttare l'acqua, forza, lì. Ce la possiamo fare. Quindi sali qui. Ok, quindi scendiamo. I'd make a Mary Poppins joke right now, except that it's not in the public domain, and I don't want to get sued. Again. Well, the twins have the run of the house now.
What kind of mischief will they get into next? Serve a niente, quindi devono stare sotto la casa. Giustamente, direi. Però qui non possiamo perché qui c'è il papà. Ok, andiamo giù. Non mi ricordo, la chiave per la cantina era questa? Sì. Benissimo. Poi cos'altro c'è? We have now reached the grimmest part of our grim story, for that small box shoved into the corner is the ticket out of this house for the twins. Let's watch, shall we? If you dare. Veleno per topi? Perché dovrebbe essere, scusami? Vabbè. Non importa, tanto pensiamo al presente e mettiamo lì toccantini. Sì. Please stop your barking. You don't want to upset the twins like the last dog did. No, no, no. Allora abbiamo dato i croccantini al al cane. Passare perché mi ha mangiato. Allora vediamo. Ok, quindi qui poi andremo dopo, immagino. Ok, allora proseguiamo. Ecco la valvola, benissimo. Abbiamo visto anche l'altra volta. Rat poison. You know, if one were to examine this box of rat poison carefully, the instructions would read, one small thimbleful added to food will cause intense, horrifying, and excruciating death. Side effects include tingling, blurred vision, occasional dryness of the mouth, and getting to go outside and play. Oh dear! Oh, oh, this soup is for us, not the rats. Oh, go play with that rat poison somewhere else. Allora, proviamo a vedere un attimo. Cosa, forse dobbiamo farla abbaiare? Oh, please stop your barking. You don't want to upset the twins, like the last dog did. Soup is ready and it smells delightfully delicious. Why don't you two darlings go wash up for dinner? Don't take too long or we might start without you. Okay. Doing as they're told? The twins might be turning over a new leaf. You see, this is why I never had kids. Well, that and being a cave with no real form of reproduction. But that's beside the point. The point is, the twins, well, I don't know if there is a point to their madness. But they may find their newfound freedom comes at a cost greater than they're capable of imagining. And as with the rest of our travelers, and perhaps even you, I guess only time will tell. Shall we continue our journey? It's been so enlightening thus far. Ooh, I can't wait to see what happens next. Bellissimo. Quindi praticamente hanno ucciso i genitori. Che bello. Scusatemi. Oddio, bene. No, aspetta, quindi loro devono vedere fino a che ne so, giustamente. Almeno credo. Scusa, sentite un attimo che sono gemellini belli. A parte che no, ok, non so, che non è da questa parte che dobbiamo andare. Ma dobbiamo andare dall'altra. Quella dove c'erano le leve, che c'è la scienziata. C'era la scienziata lì. Quindi qui sotto. Okay.
di qua c'erano appunto le ecco le scatole che stanno seguendo, quindi una, due, tre, benissimo. Ok, qui siamo praticamente a quello del mostro dei minerali. Allora, niente, abbiamo visto appunto la storia dei gemelli che praticamente, come dire, non potevano mai uscire di casa, per così dire. Dovevano mangiare la zuppa, facevano un sacco di pasticci, facevano i dispetti e praticamente pur di uscire senza mangiare la zuppa hanno avvelenato i genitori con il veleno per i topi. E quindi i genitori sono morti, loro sono potuti uscire. Bene, che bella cosa, veramente. Orfani, bene. E niente. Grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, se volete commentate e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!